Ragazzi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della 5 Torino Aosta, dove si rallenta a causa di un incidente tra lo svincolo Volpiano e il settimo torinese per i veicoli in direzione Torino. Sulla statale 337 della Val Vigezzo invitiamo alla prudenza per il manto stradale sdrucciolevole in corrispondenza dell'incrocio Re in direzione statale 33 del Sempione. Infine ci spostiamo sul tratto ligure della 6 Torino-Savona, dove segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra l'allacciamento alla 10 Genova Ventimiglia e Altare in direzione Torino. E per il momento è tutto, più tardi con nuovi aggiornamenti. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream On Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. La pressione atmosferica è in calo al nord, dove alcune regioni verranno raggiunte da diversi fenomeni temporaleschi con annesso calo termico. Al mattino nuvolosità in aumento e prime precipitazioni anche temporaleschi, in particolare su Alto Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia, qui fino al Piano. Situazione praticamente invariata altrove con ampio soleggiamento. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche forti e frequenti interesseranno soprattutto Lombardia e Triveneto fino in pianura, mentre altrove non sono attese grandi variazioni. Le previsioni de Il Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
Decollare la tua impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Maria Vitale, bentrovati ancora insieme in diretta dagli studi di Radio Dream on Fly di Torino, e sono insieme al dottor Francesco D'Alessandro, segretario regionale della Regione Piemonte, appunto della Fiditalia Imprese Piemonte. Siamo in collegamento con il Palazzo della Regione Piemonte e nella persona del presidente di Regione Alberto Cirio. Collegata con noi anche la dottoressa Morello, che salutiamo. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e buonasera, grazie al presidente per aver accettato il nostro invito. Eccomi qua, grazie a tutti voi, buonasera. Presidente, allora, avevamo un po' alcune domande. Diciamo che è stato un periodo sicuramente difficile, inatteso per chiunque, anche per la gravità della situazione. Potevamo sicuramente immaginarci di tutto, anche una guerra, qualunque cosa, insomma, anche se qualcuno poi di fatto ce l'aveva anticipato, no? Diciamo, state attenti ai virus, mi riferisco a Bill Gates, eccetera, però è stato sottovalutato perché è troppo lontano probabilmente in questo momento da quello che ci aspettavamo e dalla nostra mente, insomma. Allora, volevamo sapere un po' qual è il punto della situazione al momento dal punto di vista degli interventi della regione nei vari ambiti, soprattutto sanitario ed economico, e se sapete in realtà dei nuovi contagi in Piemonte, se questi sono contenuti all'interno dell'RSA oppure anche all'esterno, e che rischi ci sono in questo momento per una proroga di apertura per bar e ristoranti. Allora, innanzitutto buongiorno, grazie di questa opportunità. Lei ha parlato bene di una guerra, perché questa è una guerra, una guerra vera e propria, che ha fatto prima le sue vittime nella sanità e nella salute, oggi rischia di fare le sue vittime anche nell'economia e nella società economica nostra, per cui ha tutte le caratteristiche di un evento bellico, e quindi dobbiamo esserne consapevoli, essere molto agguerriti, e soprattutto immaginare che noi oggi dobbiamo dare liquidità alla nostra regione, liquidità alle nostre famiglie, alle nostre imprese, perché come accade nei dopoguerra, la prima cosa è di riuscire a sostenere economicamente. Si fece una volta il grande piano, che era il piano Marshall, che aveva quella logica di dare soldi perché la gente potesse spenderli un po' per sopravvivere, un po' per vivere, un po' per ripartire e rilanciarsi. Questo è un po' il quadro in cui noi ci poniamo oggi. Oggi il quadro innanzitutto deve avere gli occhi puntati sugli indicatori della sanità. C'è sempre il collega pugliese Emiliano che dice, lo chiama il cruscotto. È come se avessimo un cruscotto davanti con tanti indicatori, e noi dobbiamo guidare la macchina del Piemonte con un occhio alla strada e dove dobbiamo andare, ma un occhio anche al cruscotto, perché il cruscotto è quello che ci dice come sta la salute del nostro Piemonte. Oggi gli indicatori si confermano essere tutti positivi. Positivi è un termine peraltro facilmente equivocabile oggi, il termine positivo è diventato negativo, nel senso che i nostri numeri sono numeri buoni, numeri che ci dicono che il percorso di uscita dal coronavirus è un percorso che si conferma giorno per giorno. Sì. Lo dicono i numeri della terapia intensiva, lo dicono i numeri dei decessi, lo dicono i numeri dei ricoverati per inizio sintomi. La curva è totalmente decrescente e continua a essere decrescente, anche se oggi possiamo toccare con mano gli effetti della riapertura del 4 maggio. Il 4 maggio la gente è tornata a lavorare. Sì. Oggi, a distanza di 15 giorni, vediamo che i numeri continuano ad avere un trend positivo. Non dobbiamo guardare i numeri isolati giorno per giorno, perché altrimenti rischiamo di averne un'immagine che non è completa, non è corretta. Mi riferisco ai numeri di ieri avevamo 166, se non ricordo male, contagi positivi. Oggi in Piemonte
il preannuncio con 6.600 tamponi fatti, abbiamo 106 casi positivi, quindi meno 60 rispetto a ieri. Certo. Perché, come lei ha ben evidenziato, bisogna guardare i numeri, innanzitutto rapportandoli ai tamponi effettivamente processati, ma poi a dove i tamponi sono stati fatti. Perché ecco, il dato della città di Torino di ieri venivano censiti 40 casi positivi su Torino, 30 di questi erano all'interno dell'RSA, quindi vuol dire che i dati vanno analizzati anche a seconda della loro provenienza, perché è evidente che se li vai a calcolare all'interno di aree particolarmente a rischio, particolarmente fragili, tu hai dei numeri che sono numeri condizionati da questi fattori. Quindi anche il numero dei contagi, anche la curva dei contagi ci dice che siamo in continua discesa, non abbiamo al momento soglie di allerta, nel senso che noi ci basiamo su due monitoraggi, uno romano che viene fatto sulla base di una serie di indicatori, io ho in mano proprio adesso il report che ci verrà formalizzato nella giornata di domani, noi settimanalmente riceviamo una sorta di pagella dal Ministero della Salute che ti dice i valori di allerta e ti dice i valori di soglia. Questa pagella sabato scorso ci ha detto che il Piemonte era a rischio basso, mentre altre regioni, tre altre regioni nello specifico, erano a rischio medio. Noi abbiamo trasmesso da sabato scorso fino ad oggi, facciamo tutti i giorni questi indicatori, e domani avremo la pagella di questa settimana, che però pare a oggi essere in linea con tutti i valori di rispetto, così come le preannunciavo, per cui immaginare una proroga dei bar, della chiusura dei bar oggi, penso che sia totalmente infondato. I bar apriranno regolarmente sabato mattina. Abbiamo già voluto mantenere una cautela maggiore di questi 5 giorni, che però è stata utile prima per due valori, cioè per due elementi: uno, perché ha permesso agli operatori di adeguarsi alle normative di sicurezza; due, perché ci ha dato 5 giorni in più per avere 5 giorni di cautela maggiore per un aspetto, quello dei bar e dei ristoranti, che ha una socialità molto, molto elevata. Ma ne aggiungo un terzo: abbiamo visto anche cosa è successo nelle altre città, cosa è successo a Milano, cosa è successo in Veneto. Sì. E questa mattina abbiamo avuto un lungo incontro col prefetto, col sindaco di Torino e con le forze dell'ordine, perché vogliamo prevenire due fattori: uno, l'effetto movida. Esatto, bravo presidente. Sì. Andremo a prevenire con ogni determinazione, con ogni rigore. Non è ancora il momento della movida, è il momento di riprenderci qualche spazio di libertà che ci è mancata. Possiamo fare l'aperitivo con gli amici, possiamo mangiare il gelato nelle nostre città, ma la movida intesa come lo stazionamento e la festa in piedi davanti ai locali non va fatta. Ecco. Dice uno che la movida la ama, ma proprio perché la ama e la vuole rifare a breve, dice che non è ancora il momento di farla oggi. Così come non è il momento, non me ne vogliano i centri commerciali, di andarsi a chiudere sabato e domenica all'interno di un centro commerciale portando per mano i nostri figli e magari anche i nostri nonni. Quello non va bene oggi. L'assembramento noi lo eviteremo con ogni forza, il prefetto ha garantito un presidio delle forze dell'ordine, ma ci sono delle belle giornate, ci sono delle piazze, ci sono dei parchi, ci sono dei giardini, ci sono dei prati, andiamo a passeggio, respiriamo meglio, facciamo respirare meglio i nostri figli, vero, evitiamo gli assembramenti e soprattutto mettiamo la mascherina. Sono d'accordo, mascherina, presidente, su questa soluzione. Per chiudere, la mascherina va messa sempre, noi renderemo obbligatoria, farò un'ordinanza nelle prossime ore che annunceremo domani, illustreremo domani, perché la mascherina sarà obbligatoria in tutti i centri commerciali e in tutte le pertinenze dei centri commerciali. Oggi è già obbligatoria anche all'aperto, dove non puoi garantire la distanza di 1 metro, ma visto che ci sono questi rischi in aria e noi non vogliamo correrli, noi imporremo l'utilizzo della mascherina sempre, da quando parcheggi la macchina a quando riprendi la tua macchina per andare in un'area commerciale. Chiaro. Volevamo capire una cosa solo: i nuovi contagiati, adesso insomma sembra appunto che siano poco più di 100 oggi, verranno poi in qualche modo, sono ricoverati in ospedale, sono in struttura, sono a casa? Ma guardi, noi abbiamo approvato proprio la scorsa settimana il contact tracing, cioè sarebbe il tracciamento dei contatti, che è proprio quello che serve. Tracciamento dei contatti vuol dire, se individuo Cirio positivo, Cirio immediatamente lo mette in isolamento. Perché oggi siamo in grado
grado di farlo e a febbraio non lo eravamo. Innanzitutto perché oggi hai l'esperienza di sapere di cosa parli, mentre allora non si sapeva di cosa si parlasse. Ricordate l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, certo, che per settimane hanno detto che i tamponi andavano fatti soltanto ai sintomatici e che quindi agli asintomatici non andavano controllati neanche nei contatti. Poi è cambiato questo orientamento perché anche la scienza ha fatto i suoi passi e ha approfondito la natura vera del coronavirus. Ma oltre a questo aspetto c'è l'aspetto che è più strutturale. Noi non avevamo la medicina territoriale in Piemonte. In Piemonte non c'era un sistema sanitario in grado di garantire quella rete territoriale, per cui se uno si ammala a casa sua, viene visitato a casa sua, immediatamente isolato e immediatamente viene curato prima che si aggravi. Perché la sanità piemontese è una sanità di assoluta eccellenza negli ospedali, tant'è che in poche settimane sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva, triplicati quelli di subintensiva e sono state curate tutte le persone che avevano bisogno. Ma dove il sistema è mancato, è stato carente, era nella medicina di territorio, che si declinava da una parte nella capacità diagnostica di fare i tamponi, perché noi avevamo due laboratori operativi in Piemonte a febbraio, perché quando la regione ha dovuto rientrare nel piano di rientro, mi perdono il gioco di parole, della sanità, cioè ha dovuto tagliare, e una delle gambe dei tagli era la rete dei laboratori, chiamata accorpamento, riorganizzazione. In Italia quando si dice riorganizzazione è per non dire chiusura, tant'è che noi abbiamo chiuso, noi, chi governava la regione allora, ma a me non interessa puntare il dito, e che l'esercito che io ho trovato dopo 7 mesi che governavo il Piemonte era un esercito in cui erano stati aperti soltanto 2 laboratori. Oggi ne abbiamo 23, le dicevo, oggi abbiamo processato 6.600 tamponi, ci prendiamo anche il lusso di processarne 100 per la Valle d'Aosta perché sono in difficoltà e quindi diamo anche una mano a volte alla Liguria, a volte alla Valle d'Aosta, perché siamo diventati la seconda regione d'Italia in grado di fare tamponi in rapporto al numero di abitanti. Perché io leggevo questi, che questi sono numeri importanti che però, certo, hanno voluto dire lavorare con impegno e determinazione a recuperare quello che negli anni passati si era chiuso. E vi aggiungo un ultimo pezzo: abbiamo firmato l'accordo con i medici di base, perché i medici di base sono preziosissimi, sono 3.500 medici, sì, che oggi hanno un contratto con la regione Piemonte all'interno del quale è previsto che se Cirio ha i sintomi loro lo isolano, loro chiedono il tampone senza che a chiederlo siano i servizi di igiene territoriali, ma lo fa direttamente il medico, e il medico isola anche i contatti stretti della persona. Questo vuol dire curare prima e isolare subito. Perfetto. Lorenza. Lorenza Morello, prego. Sì, Presidente, buongiorno. Allora, faccio una premessa: molto apprezzato la chiarezza espositiva sia sua che dell'assessore Tranzano, che abbiamo avuto modo di sentire qui poche ore fa, e devo anche complimentarmi, e chi mi conosce sa che la piaggeria non è proprio nelle mie corde, per cui sono molto oggettiva nelle analisi, per il fatto che siamo in Piemonte, siete stati tra le poche regioni ad avere abbastanza coscienza del fatto che senza uno stanziamento a fondo perduto alla fine dell'anno purtroppo moriranno più persone di fame che non di Covid. Vede, lei mi parla di dati scientifici, di evidenze e di cose, su questo potremmo stare a discutere lungo tempo. Io non sono un medico, però l'unica cosa che so è che leggendo un po' tutte le informazioni, un conto è parlare di morti di Covid e un conto è parlare di persone morte con il Covid. Quello che invece so molto bene per esperienza personale, perché io lavoro da 20 anni con le aziende e interloquisco con gli imprenditori tutto il giorno, è che siamo davanti, nonostante le vostre riforme virtuose, questo lo ripeto, a un momento di grave difficoltà, soprattutto per il ceto produttivo della nostra regione. Una regione che, da quello che mi dicono i numeri, ma lei li conosce sicuramente meglio di me, rischia di non vedere più aprire 13.000 attività legate al turismo e chissà quante altre dovranno sobbarcarsi dei costi che saranno molto superiori agli introiti che avranno nei prossimi mesi, perché penso che l'ultimo pensiero degli italiani sarà appena riaprono più andati tutti al ristorante. A margine di questo, le ripeto una domanda che ho già fatto questa mattina all'assessore Tronciano: perché non ho ancora sentito assumere da nessuna parte politica, perché io non ho appartenenze, per cui parlo con lei come potrei parlare con i suoi colleghi del Movimento 5 Stelle o del centro-sinistra indifferentemente, per cui parlo al politico che regge e che governa la regione, così come parlerei a quelli di livello nazionale o locale. Non c'è la coscienza che non si può far ripartire
come governatore di regione avete il vincolo del bilancio, però lei capisce anche che se nessuno va a Roma a battere i pugni e a far capire questa che è una necessità reale, perché se non riparte l'economia reale, voi potete mettere tutti i fermi e tutti i vincoli che volete, ma lo ripeto, il dato sanitario farà ridere rispetto alle persone che purtroppo stiamo già vedendo iniziano a togliersi la vita perché non sanno più cosa mettere in tavola per i loro figli. Abbiamo il presidente che può rispondere se ha sentito. Sì, ho sentito. Capisco i problemi perché lì vivo, io faccio anche l'imprenditore. Ho dovuto andare anch'io come tanti in banca perché io produco nocciole, immaginate voi, sì. Il prodotto mio va a finire nei gelati. Le gelaterie sono state chiuse e quindi noi abbiamo avuto una contrazione degli incassi in tutti questi mesi. Sì. Però le faccio questo esempio per dirle che i noccioletti vanno lo stesso gestiti e bisogna spendere pensando che ad agosto raccoglierai le nocciole e spererai che qualcuno te le compri. Questo è una sensazione, uno stato d'animo che io sento prima che come presidente di regione, come imprenditore che mi trovo a che fare con queste problematiche, con la certezza che io se andrò in banca a chiedere i soldi me li daranno se saranno sicuri che posso restituirli. Quindi c'è una bella battuta che dice che in banca ti danno i soldi solo quando sei riuscito a dimostrargli di non averne bisogno, ed è un qualcosa che ci deve far riflettere e ci deve anche far capire come le misure che ha adottato il governo, seppure sulla carta avevano i numeri per poter funzionare, alla fine non hanno garantito i loro effetti sul territorio, perché le banche ti danno i 25.000 euro se sei bancabile, ma il problema di essere bancabile vuol dire che se io sono bancabile vuol dire coi soldi, quindi non ho bisogno della banca. Noi dobbiamo invece aiutare proprio quelli che bancabili non sono, quelli che faticavano magari già anche un po' prima e che oggi rischiano di ricevere il colpo di grazia da questa crisi. Però dobbiamo essere molto positivi, dobbiamo infondere positività, soprattutto se lei mi parla di turismo, perché il turismo, io vivo in un'area molto turistica, mi sono occupato, il mio avvicinamento alla cosa pubblica arriva proprio dal fatto che mi occupavo di turismo dal 1994, che ad Alba mi occupo di promozione turistica delle Langhe, e devo dire abbiamo fatto tanti passi avanti, e poterle dire che qualche giorno fa i tour operator tedeschi hanno confermato molti luglio nelle Langhe mi ha fatto capire che il Piemonte sta uscendo, che ne stiamo uscendo e che se riusciamo a sopravvivere, perché proprio oggi si tratta di sopravvivere, poi potremo tornare a vivere. Ecco perché noi abbiamo stanziato soldi a fondo perduto, lo abbiamo fatto anche attraverso un'iniezione di liquidità che accrediterà a partire da lunedì somme che possono apparire piccole, ma che piccole non sono, perché 60.000 aziende del Piemonte verranno aiutate a ripartire, ad adeguarsi alle nuove norme, a comprare attrezzature, penso soprattutto ai bar, penso ai ristoranti, ai servizi alla persona, a tutti quei soggetti che sono vitali, perché le nostre città vivono, perché ci sono gli esercizi commerciali aperti, perché ci sono le attività di somministrazione aperte. Io quindi condivido pienamente con lei questo aspetto, mi sto battendo, però dobbiamo farlo tutti insieme. Io sono stato fino alle 4 di mattina sabato notte a discutere, mi creda, animatamente col presidente del Consiglio Conte sulla necessità che le linee guida per le riaperture potessero garantire sì la sicurezza ma anche l'operatività, perché riaprire non vuol dire lavorare, riaprire vuol dire rimettersi in gioco, ma se io non sono nelle condizioni di avere delle linee guida che mi permettano di fare il mio lavoro, io non potrò mai farlo. Gli imprenditori piemontesi, e questo mi ha fatto molto piacere perché siete straordinari, mi dicono non quando apro ma come apro, perché c'è la consapevolezza di voler garantire la salute ma nello stesso tempo di garantire un servizio di qualità. Quindi noi dobbiamo non mollare la presa e lavorare anche guardando non solo a Roma, ma le prego di credermi, anche a Bruxelles. Io sto lavorando molto di più a Bruxelles che non a Roma, perché a Bruxelles c'è la possibilità davvero di poter avere questo investimento significativo. Noi abbiamo bisogno di una iniezione di denaro contante sulle nostre attività, perché se non riusciamo a fare questo davvero conteremo i morti economici, che io temo siano tanti, però io
glielo dico pur con la consapevolezza che abbiamo tutte le carte in regola per uscirne più forti di prima. Sì, per quanto riguarda Bruxelles, tra l'altro lei insegna a me che in realtà tutto anche questo grande discorso che è fatto in questo momento attorno alla BCE, la BCE se volesse potrebbe stampare denaro e darlo, perché non avendo il vincolo di bilancio, quindi essendo esente da rischio di fallimento, noi non avremo neanche la necessità di darglielo indietro, quindi quello sì che potrebbe essere un'erogazione a fondo perduto. Però le ripeto la domanda, perché forse prima ho parlato troppo e quindi non è stata chiara poi la mia domanda di fondo. Non capisco come mai, soprattutto da una persona come lei, che appunto è anche imprenditore, e non viene la consapevolezza che bisogna pretendere da questo Stato, sulle cui capacità purtroppo ho delle dubbi amministrative e politiche, l'abbattimento totale della richiesta di imposizione fiscale per il 2020, perché non si può far partire un'azienda a debito, con tutti i costi che, come lei dice, un'azienda come la sua, un'azienda agricola che deve comunque pagare le risorse affinché si prendano cura dei terreni, facciamo un esempio su tanti, per poi sperare che qualcuno il raccolto glielo compri, se lei a parte e ha anche le tasse da pagare sul fatturato che non ha prodotto, non mi sembra un gioco equo da parte di uno Stato che molto non ci sperava. Sono d'accordo, tant'è che tra le richieste che la conferenza delle regioni all'unanimità ha segnalato a Roma è proprio quella del blocco totale, ma che non vuol dire che te le pago dopo, vuol dire che non te le pago più. Tu rinunci al periodo di imposta. Esattamente, ma dal momento che rinunciare al periodo di imposta per l'equilibrio di bilancio dello Stato vuol dire garantire quelle entrate con altri fondi, gli unici fondi possono essere questi dell'Europa, perché altri non ce ne sono, è per questo che va fatta su due fronti la battaglia, però sicuramente riuscendo a far sì che l'imposizione fiscale, quantomeno rapportata al periodo blocco, al periodo ripartenza, venga azzerata, anche perché pagare le tasse su aziende che non hanno potuto lavorare è una follia, non ha nessun senso far pagare le tasse 100 e poi darti un bonus 20, siamo nel controsenso, nella schizofrenia istituzionale, noi dobbiamo avere una misura molto chiara e vi ripeto che però, visto che lo Stato da qualche parte i soldi li deve prendere, altrimenti non paga più lo stipendio ai suoi dipendenti e non paga più la benzina delle macchine delle forze dell'ordine, per fare due esempi, l'unico luogo è Bruxelles e credo, spero, dal momento che il problema non è solo italiano, perché se il problema fosse solo italiano mi creda avrei poche speranze, dal momento che il problema è anche francese ed è anche tedesco, io credo che questa volta, perché devono risolvere i loro problemi gli altri, potremo risolvere anche i nostri. Bene, speriamo. Bene, io spero che continuerete questa volta, perché anch'io la ritengo fondamentale e la ringrazio molto e le faccio anche tanti auguri per tutto il nostro Piemonte. Io ringrazio tutti quanti voi e adesso torno ad occuparmi proprio di turismo, perché stiamo chiudendo il piano del turismo che presentiamo inizio settimana prossima con tutti gli interventi di incentivi, di sostegno e anche di promozione, perché il Piemonte c'è. Facciamo un appello anche a lei che abbiamo fatto stamattina all'assessore Tronzano. Allora, per quanto riguarda alcuni settori, ovviamente è sempre il discorso della coperta troppo lunga o troppo corta, no? E è stato deciso poi di dare questi contributi a fondo perduto solo alle società, alle aziende che hanno la sede legale all'interno del territorio piemontese e non anche a quelle che da altre regioni. Abbiamo perso? Sì, aveva detto. C'è ancora. No, temevamo per la sua caduta telefonica. Sono caduto. Ma tu senti bene? Sì, sì, okay. Sì, sento perfettamente. Quindi altre aziende che in realtà, essendo nate in altre regioni e quindi conservando la sede legale in altre regioni, poi hanno investito anche in Piemonte, hanno messo ovviamente una sede operativa, come si fa normalmente, quindi non c'entra nulla il discorso Fiat né è paragonabile lontanamente, cioè aziende italiane che esistono per esempio a Roma e che poi decidono di aprire una sede operativa a Torino, ovviamente l'IRAP la pagano a Roma, però comunque tutta l'attività produttiva la fanno qui, l'attività occupazionale viene coperta qui in Piemonte. Ecco, ricordiamoci anche di loro, capisco che la coperta è troppo lunga, troppo corta, però di fatto il contributo dovrebbe andare anche a loro, a prescindere dal fatto che abbiano una sede legale in un'altra regione, l'hanno messa qui quell'operativa proprio per portare ricchezza anche qui. Sì, la nostra è una scelta che
deriva dal fatto che con le risorse che avevamo dovevamo prendere delle decisioni. Certo. E la prima decisione è che io prima aiuto le aziende che hanno sede in Piemonte e poi penso ad aiutare anche le altre che pure in Piemonte magari operano e che sono sicuramente importanti e preziose, però quando uno deve governare deve saper decidere, decidere certo. In fretta. La priorità nostra è stata di darlo ai piccoli e a quelli che stanno qui da noi, quelli che hanno la partita IVA qui da noi, quelli che ogni anno in cui la regione andava a chiedergli soldi per pagare l'IRAP o per pagare le tasse li versavano puntualmente. Oggi sono loro a chiedere un aiuto alla regione e la regione non può dimostrarsi sorda a queste certo, richieste. Assolutamente. Bene. Grazie. La lasciamo al suo, alla sua attività, credo sia frenetica in questo periodo, Presidente. Intanto la ringrazio anche a nome degli ospiti che abbiamo avuto anche qui oggi, il dottor Francesco D'Alessandro, la dottoressa Lorenza Morello. Grazie per aver accettato il nostro invito e le auguriamo buon lavoro. Grazie a tutti quanti voi, vado attorno ad occuparmi di turismo. Buon lavoro, grazie. Grazie. E grazie anche a Lorenza, che saluto subito. Lorenza, la dottoressa Morella è già andata già via, difatti, era perché non l'ho più prima. Sentita. Grazie al segretario. Grazie. Regionale. Sì, stavo aprendo telefoni, mollo telefoni. Regionale della Regione Piemonte e del Piemonte per Feditalia Imprese. Grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Naturalmente questo nulla vieta che avremo altri appuntamenti sempre con personaggi che in questo momento hanno un ruolo davvero importante. Ma adesso c'è un altro ospite, no? Che già ci ha raggiunto qui. Dopo l'assessore Tronzano, dopo il presidente Cirio, c'è il fantastico Francesco Ciano, no? Niente poco di meno che hai pochissimo bene, tempo, ho pochissimo so tempo, sì, esatto. Vabbè, esatto. Vi organizzate un attimo. Io sì, certo, grazie, grazie Francesco. Ciao. Alla prossima. Ciao a tutti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un caro saluto amici da Marilla Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly, è giovedì e il professionista che ci viene a trovare ogni giovedì è l'uomo della sicurezza Francesco Ciano, che saluto e che ho raggiunto ovviamente telefonicamente. Buon pomeriggio Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci sono delle novità della quale ci hai già anticipato la settimana scorsa e che però stanno cominciando a prendere piede, anche perché la settimana scorsa qui ai nostri microfoni hai presentato una tua nuova iniziativa, visto che non ne hai mai e visto che noi no. Ogni settimana siamo veramente preoccupati, ma dico, ma se quell'uomo parlerà sempre del solito antifurto che fa biu 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 e invece no. Diciamo che mi annoio e la notte non dormo, quindi queste due cose insieme fanno non tanto danno, perché in realtà fai delle cose utili che possono aiutare le persone a stare ancora più in sicurezza. Perché diciamo questo? Sì. Perché hai creato un nuovo servizio di assistenza telefonica. Sì, perché praticamente cerco di capire sempre nel periodo in cui sono come posso, come dire, proteggere le persone, sai che ho un po' questo pallino, no? Ma un pochino proprio, sì. Un pochettino, sì. E in questo caso, visto che comunque siamo tutti un po', come dire, a corto di idee, se non dire non di soldi, tutte e due Francesco ho pensato di fare una cosa che potesse essere utile un po' a tutti, quindi noi abbiamo comunque un po' di problemi, nonostante abbiamo il codice Ateco che ci possiamo spostare con diciamo con i tecnici per via insomma di andare all'interno delle abitazioni o comunque delle attività. Sì. Nella stessa cosa le attività e i privati hanno un po' il problema di far entrare comunque una persona, un tecnico all'interno della propria abitazione e attività. E allora ho collegato queste due cose e ho messo a disposizione praticamente un numero di WhatsApp dove praticamente attivandosi tramite il nostro sito, che lo ricordo www.piusicurezza.com, ci si attiva, c'è un bel pulsantino rosso con scritto teleassistenza, si entra là dentro, si mettono due dati, quindi nome, cognome, email, noi li contattiamo, attiviamo questo servizio. E come funziona?
Come prima cosa cerchiamo di capire, beh, se è un nostro cliente non c'è problema, ma se è un cliente che nuovo, che non sappiamo che tipo di materiale il prodotto ha, certo, come prima cosa, se è un marchio che trattiamo e conosciamo, eseguiamo l'intervento, come dire, telefonico, in videochiamata in diretta. Sì. Se è un cliente che veramente ha dei marchi sconosciuti e che ha installato suo cugino, che non si sa bene dove l'ha preso, cugino che si risparmia, sì. Sì. Noi prendiamo le giuste informazioni, quindi marca, modello, manuali, e diciamo facciamo da remoto. Se dall'altra parte c'è una persona che insomma ha due cacciaviti e sì, una scaletta, certo, e un po' di voglia, quello, li possiamo praticamente fare delle operazioni per noi abbastanza semplici, che sono prendere. Beh, non è detto, se lo facessi io sarebbe complicatissimo, te lo garantisco. Sì, quindi. Sì, e quindi però cambiare una batteria, magari se lo facciamo fare al tuo marito, insomma, sì, diciamo con un po' di voglia. Insomma, ormai il bianco in casa l'hanno dato tutti, i cassetti sono stati messi a posto, la sì, polvere è stata tolta ovunque. Mangiare, quindi... non è che si può sempre fare da mangiare il pane e basta. Bravo, anche. La pane, pizza, pane, l'abbiamo fatta, basta. Torte pure, sì, insomma, quindi diciamo che le cose base sono state fatte tutte, quindi in teoria se succede un guasto all'antifurto noi abbiamo la possibilità di farti fare manovre semplici. Ma o questo, che ne so, mentre lavi il bianco. Certo, questa sembra una cosa semplice, sembra una cosa che è abbastanza scontata per chi come te mastica antifurti tutto il giorno, però ti assicuro che chi ha problemi, ad esempio, cioè tipo io che ho la borsa da donna, no? Ecco, sai, è presente, no? Come una, ecco. Poi vado, sì, per, vado, voglio alzare, voglio schiacciare il pulsante per aprire il cancello dell'antifurto, che cavolo ne so, e quello è rimasto schiacciato tra il portafoglio, il rossetto, lo specchietto, il dentifricio, tutto, ed è scarico, cioè è scarico, non sono impanicata, cosa faccio? Chiamo e ho l'assistenza telefonica. Sì. Si chiama e noi possiamo individuare il radiocomando, capire che batteria c'è, indirizzarti dove acquistare la batteria, perché se no, se poi esci di casa e vieni a acquistarla da noi, insomma, si è perso un po' tutto il sentimento, certo, di risparmio, sì. Però eventualmente se tu non vuoi ordinare la batteria online o comunque magari ci sono dei problemi, noi abbiamo a disposizione dei materiali, se no ce li procuriamo, tu vai a casina tua, ti fai l'operazione, diciamo, che io ti dico di fare o uno dei miei tecnici, e tu ti sei sistemato l'antifurto da solo. E questo è un risparmio. Ha un risparmio perché senza ombra di dubbio il nostro tecnico, quando si sposta, ha un diritto di chiamata, certo, perché certo, comunque certo. Benzina, autostrada, chilometri, lo spostamento, il tempo, quindi, certo, sì, il tempo, e più il tecnico che sul posto ha un costo, quindi diciamo che qui si va a risparmiare notevolmente. Logicamente ci vuole un po' di manualità e un po' di voglia per farsi come un minimo di assistenza sul proprio sistema d'allarme. Allora, diciamo che sei riuscita a ottimizzare la utilità del servizio con l'ottimizzazione dei costi. Oh. Sì, 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 sì. Questo era l'intento, insomma, visto che, insomma, come dico, ripeto, qua siamo un po' tutti in fase di ristrettezza economica, quindi ho voluto dare il mio piccolo contributo. Ma non è vero, non è vero, ci arrivano soldi a palate, a me arrivano soldi a palate da tutte le parti. No, quindi... a me arrivano solo le palate, basta, senza i soldi. Vabbè, però ricordiamo intanto che se mi rivolgerete, e mi sto rivolgendo ovviamente ai nostri ascoltatori, a Più Sicurezza, trovate anche del personale simpatico, non è solamente un tecnico che arriva lì, metti qua, smonta lì, cambia lì, cambia là, trovate anche del personale esattamente come l'ideatore, il creatore di Più Sicurezza, che è Francesco Ciano, che comunque è una persona molto molto amabile. Però voglio dire, ricordiamo il numero di telefono per attivare, e che poi può servire ovviamente per tutte le altre evenienze. Allora, sul sito si attiva il sistema, la richiesta per attivare l'assistenza telefonica, che è www.piusicurezza.com. Perfetto. Poi ricordo che sul sito ci sono tutte queste bellissime puntate, poi sì, adesso siamo partiti con i famosi video tutorial, insomma, girati da me da solo, che guardo il cielo, quindi siamo partiti. Poi ne abbiamo fatti altri due, che ho cercato di migliorare questa situazione. L'ultimo che ho visto era perfetto, eh? Eh
sono venuti un po' più carini quelli sì, lì, sì, sì, perché ho capito dove devo guardare, quindi oh, bravo. Diciamo che quindi ho capito un attimino, e poi insomma ci sono i soliti articoli, solito blog, e quindi insomma, che è sempre diciamo continuamente se volete... rinnovato, perché diciamo che tu segui molto, tu i tuoi collaboratori ovviamente seguite molto, no, l'aggiornamento sempre costante, quindi il momento in cui andate una volta sul sito e ci andate magari 4 giorni dopo non troverete più esattamente la stessa cosa, ma sarà sempre in continua aggiornamento, ci sono sempre sì, diciamo nuove. Che almeno un video alla settimana, almeno una puntata radio alla settimana, almeno un articolo alla settimana si trovano, quindi poi adesso non ci sono tanti eventi, se no se poi ci sono tutti gli eventi, diciamo che noi in modo quotidiano cerchiamo sempre di aggiornarlo e quindi di tenerlo, come dire, il più interessante possibile e dare le maggiori informazioni, questo è. Allora, però a proposito di eventi, mi è fatto venire in mente una cosa, che tu hai lanciato ufficialmente, almeno sui social, il tuo ultimo libro, che è Stop Stalking, che però è un pochino così, è ancora in incubatrice, no? Perché magari... L'ho lanciato e mi è tornato indietro, mettiamola così, dai. Così, in mezzo alla fronte. Perché purtroppo, insomma, pensavo di riuscire a, come dire, appunto, fare una presentazione con un po' di gente, coinvolgere insomma un po' di persone, poi visto anche l'argomento che... È molto delicato, certo. E volevo farlo appunto con Lidia Vivoli, che la ringrazio per insomma, con lei che ha fatto la prefazione, volevo comunque lanciare. Ricordiamo chi è? Lidia Vivoli è una sopravvissuta siciliana, quindi una sopravvissuta a violenza, quindi se sì, quindi anche perché il sottotitolo del libro è 200 modi. No, 100 segreti per diventare uno stalker, che poi in realtà sono 270. Ricordavo che erano più di 100. Sì, sono 270, quindi è venuto anche un lavoro importante, sono quasi 500 pagine, quindi insomma c'è anche il 500 pagine, Francesco? Sì, quasi, sono 480, sono 470. Non fai l'audiolibro, vero? No, dai, non ti voglio bene per quello, non lo facciamo, dai. No, ma a parte il fatto che mi è venuto voglia di leggerlo, quindi ti chiederei se è possibile riceverlo al domicilio, magari per spedizione, qualcosa, perché vorrei averlo. Allora, io ho fatto stampare, anzi, quando praticamente siamo partiti con il lancio, ho fatto stampare 10 copie, quindi adesso me ne sono rimaste ancora qualcuna, ma te la porterò io personalmente. Questo mi fa molto piacere ed è anche un onore, perché so che è un gran bel libro, so che tu ci tieni veramente, ne hai scritti 3, questo è il terzo libro che tu scrivi, ma questo l'hai sentito particolarmente. Diciamo che io ho sempre avuto un po' questo, come dire, pallino di proteggere le mie donne, quindi le mie figliole, quindi adesso appena sono arrivato a casa gli ho detto con la scusa: guarda se papà ha scritto qualche cavolata, leggete questo libro, insomma. Cosa ti hanno detto? No, adesso non hanno espresso giudizi, insomma, a parte che insomma ha detto sono orgogliose del suo papà, certo. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello. Loro fortunatamente al momento non ne hanno bisogno, però secondo me è giusto che tutte le donne, anche se non hanno una necessità, devono avere le nozioni del libro, insomma, che parla un po' di comunque di brutte storie, brutte esperienze di realmente accadute, leggi, norme, come comportarsi, insomma, diciamo che ho voluto racchiudere all'interno del libro un po' tutta la mia esperienza che mi sono fatto col blog e col sito stopstalkingitalia.it, quindi quello è. Francesco, quanto quindi... è importante la famiglia nel riconoscere la difficoltà, il disagio che sta vivendo una, perché adesso noi parliamo magari di coppie, no? Cioè, è già più facile, o comunque è già più facile capire chi è la vittima e chi non lo è, anche se non è scontato sempre, però ad esempio ci sono delle ragazze come in età delle tue figlie, ad esempio, che non parlano in famiglia. Io credo che le tue figlie siano consapevoli del fatto che sarà un po' difficile nasconderti qualcosa. Credo che tu abbia dei segnali che ti possono far capire che una donna sta vivendo un disagio di questo genere. Sì, e poi bisogna parlare dei fidanzati subito, appena li conosci. Da buon papà. Quindi devi
secondo me, come dire, poi a quell'età lì, che comunque una 17, l'altra 19, insomma, sono l'età dell'adolescenza, è sempre un po' pericolosa, no? Quindi la 19 oramai l'ha già superata, vabbè, però insomma, non i primi amori, certo. I primi amori sono le cose che ti fanno, come dire, ti fanno un po' perdere la ragione. Quindi secondo me se poi hai seminato bene da quando sono piccoli e poi te lo ritrovi dopo, no? Quindi certo, parlare anche in famiglia e comunque cercare di capire, di spiegargli che cosa è giusto, cosa è sbagliato e che cosa ci deve essere in un rapporto, no? Quindi che insomma non deve credo essere che possessivo. Tu sia stato in grado di spiegarglielo perfettamente, le tue figlie sono tutelate. ci provo, ma è importante, no? Il mestiere più difficile del mondo, tu sai che è il genitore, quindi, sì, tanto sbagli insomma, sempre, quindi, comunque la fai, la sbagli, sì. Quindi non è un problema. Noi proviamo, dai, proviamo a stargli vicino. Allora non ci rimane altro che aspettare l'apertura totale per avere finalmente la presentazione di questo libro, perché poi è la cosa che tu volevi fare. Io mi ricordo che ne parlavi, grande aperitivo, farò delle cose, insomma, tutte le cose. Mi sono ubriacato da solo, mettiamola così, dai. Sì. però io ti dico soltanto che noi in Piemonte, insomma, l'alba non è ancora proprio vicinissima, visto che la nostra regione purtroppo sta addirittura battendo la Lombardia per i contagi. Ma andiamo in Calabria, che ci frega. Però appunto dicevo, la Santelli ha fatto un quasi libera tutti, cioè all'esterno dei locali si potrà sorseggiare una bibita, mangiare un gelato e anche mangiare, perché anche i ristoranti. Bene, tu sai che io ho origini calabresi, quindi no, gioco anche in casa. No, non lo sapevo che tu fossi di origine calabrese. No, ma spero che tu sia almeno dei Riva al Mare. Ma sei in Riva al Mare? In realtà quando ero piccolino non ero in riva al mare, perché ero in un paesino in mezzo alle montagne all'epoca. Quando ero piccolo non c'era ancora neanche la superstrada, quando andavo a trovare mia nonna. E adesso poi sono diversi anni che hanno fatto la superstrada, in 20 minuti arrivi al mare. Meraviglioso. Un po' nell'entroterra. Io direi che comunque una presentazione estiva. Quando ero piccolino era un'avventura. Una presentazione estiva, così come anticipazione, come anteprima, potresti farla, no? Ci sta, anche perché comunque ricordiamo che poi Lidia Vivoli è siciliana, quindi ci potremmo trovare sulla terraferma, dai, più vicino possibile. Tu comunque comincia a mandare gli inviti per la Calabria, naturalmente annotati dal buono bonus viaggio andata e ritorno, e noi veniamo, siamo congiunti, no? Siamo amici da lungo tempo. Subentra anche Fly Free, quindi diciamo andiamo poi tutti in aereo. Come vedi non abbiamo problemi di spostamento, tra l'altro tutti aeromobili, tutte sanificato ogni volta, quindi che problema abbiamo? Figuriamoci. Non ci facciamo mancare niente, dai. Bene, allora ricordiamo ancora una volta www.piusicurezza.com. Io prima di concludere volevo soltanto raccontare ancora un nanosecondo una cosa che realmente è accaduta in questa settimana, e volevo insomma che tutti, insomma, quelli che ascoltano, prestassero maggiore attenzione come utilizzano il computer anche da remoto, perché comunque un nostro cliente è successo, quindi di un dipendente in smart working, gli è entrato, ha scaricato comunque una mail che non doveva, l'ha aperta aveva questa rete non sufficientemente protetta, è entrato il virus all'interno di tutta la rete, gli ha bloccato i server, gli ha cancellato i dati, quindi ricordo che noi facciamo anche questa operazione. Però non era per farmi pubblicità, era più che altro state attenti quando scaricate le mail, comunque utilizzate le giuste precauzioni, insomma, nel dubbio non aprite le cestinate, insomma, se questo è. Sì, mamma mia, è vero. Anche per questo è vero, perché anche tu ti occupi di sicurezza cibernetica. Sì, diciamo, questo è un nuovo servizio che facciamo, anche perché la sicurezza, cioè le cose più importanti sono diventati i dati, no? Quindi certo, anche se pensiamo all'interno delle banche, che ormai una volta c'erano i soldi, adesso ci sono comunque dei numerini, degli 010001, quindi quelli sono le cose più importanti, i dati delle aziende. Immagina il danno per un'azienda
non poter lavorare perché ti hanno cancellato, comunque bloccato, perché poi cosa fanno? Ti bloccano tutti i server e chiedono un riscatto, quindi ti dicono se tu vuoi una password, certo. Devi pagare, e non è detto che poi dopo una volta che paghi ti risblocchino, quindi... ovvio, certo, sennò che delinquenti sono, smentire è terribile questa cosa, è veramente terribile, specialmente a livello aziendale, dove ci sono veramente dati molto molto sensibili. Bene, allora ricordiamo che il numero però rimane unico, sia per quanto riguarda la sicurezza cibernetica, sia per quanto riguarda la sicurezza degli antifurti, e anche per la sanificazione e l'igienizzazione dei locali attraverso il biogeno, e anche per l'assistenza telefonica, comunque anche passando dal sito è possibile attivare. Sito non devo andare, perfetto, perfetto. Allora a questo punto ricordiamo il numero, Francesco. 896 70 78. Va bene, allora ci diamo appuntamento al prossimo giovedì. Non ti chiedo in anteprima che cosa, tu riposati, domani è la festa dei lavoratori, il 1 maggio, quindi il neurone, proprio il cervello deve stare ma un il po'... neurone già c'ha dei programmi domani, quindi in teoria bene. Pasticcio. Adesso domani lavora il neurone che non ha lavorato di solito, dai, mettiamola così. Perfetto. Quello che si riposa tutto l'anno. Meno male, meno male. Ma facciamo un pochino di riposo anche per lui. Allora appuntamento a giovedì prossimo. Noi siamo sempre qui, ti aspettiamo, anche perché ogni volta che ti incontriamo, anche seppur telefonicamente, la tua positività, la tua creatività ci fa star bene e ci rassicura davvero. Grazie. Il piacere, per tutto. Piacere mio. Grazie Francesco, ti aspettiamo. Ciao. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
su Radio Dream on Fly. Ritrovati con le news di viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci spostiamo sul tratto ligure della A6 Torino-Savona, dove segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e Altare in direzione Torino. Infine ci occupiamo della provincia di Torino per anticiparvi che domani, domenica 23 agosto, per il progetto A Piedi tra le Nuvole, la provinciale 50 del Nivolè sarà chiusa tra Serro e Nivolè, dal 9.30 alle 18 in direzione Nivolè e dalle 9.30 alle 16 in direzione Serro. Sarà possibile raggiungere il colle del Nivolè a piedi, in bici o con le navette, i dettagli sul sito GTT. Per il momento è tutto, più tardi con nuovi aggiornamenti, buona serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa.
La pressione atmosferica è in calo al nord, dove alcune regioni verranno raggiunte da diversi fenomeni temporaleschi con annesso calo termico. Al mattino nuvolosità in aumento e prime precipitazioni anche temporaleschi, in particolare su Alto Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia, qui fino al Piano. Situazione praticamente invariata altrove, con ampio soleggiamento. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche forti e frequenti interesseranno soprattutto Lombardia e Triveneto fino in pianura, mentre altrove non sono attese grandi variazioni. Le previsioni de Il Meteo It tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
Radio. Radio Dragonfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Dobbiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dragonfly. Si parte, se hai voglia di mare, scegli tu dove andare, da Cinquale a Cavallo, il mare con Cuba o lo cambio, c'è l'elegante Messia, dove la sera passeggio, la torre del lago, il forte del palmi e il gareggio, poi la riva improvvisa, a Marina di Pisa, la voce del Fly,
vi terrà compagnia con una nuova puntata radiofonica con dei sogni ai fatti con la Patti, in cui ho il piacere di ospitare Riccardo Lupino, una delle voci della band originaria del Chianti, nuova, che insieme all'artista Pratese Blebra stanno già spopolando sul web con il nuovo singolo Estate in Toscana, che la regia ci ha appena fatto ascoltare, una canzone che ha tutte le premesse per diventare il nuovo tormentone musicale. Ciao Riccardo, benvenuto a Dai Sogni Fatti con la Patti, come stai? Ciao ciao, grazie della telefonata, tutto bene, sono molto bene, siamo felici per il momento e insomma tutto bene, alla grande. Riccardo, una vera dedica d'amore alla Toscana, quella di questo nuovo singolo che ti vede anche nelle vesti di autore insieme a Daniele Palmi, e come darti torto con tutti i suoi paesaggi meravigliosi. Questo è poi un ritornello che comunque ti entra in testa, ma partiamo un po' dagli esordi, raccontaci un po' chi sono i Duova. Allora, Duova è un progetto, ma si può dire è un progetto, è nato un paio di anni fa, per scherzo ovviamente, come capitano spesso in queste situazioni, quando essendo io agricoltore, io vivo di, o perlomeno tento di vivere di agricoltura con la mia piccola attività, quindi ho cominciato chiamando Giovanni, l'altro uovo, si potrebbe dire così, chiamando lui, diciamo, per così realizzare dei video, ma in maniera molto veramente del tutto estemporanea e improvvisata, per scherzare su certi argomenti anche comunque seri che riguardano l'agricoltura. Si vede subito, diciamo, fin dai primi giorni, e comunque c'era interesse e piaceva lo stile che avevamo. Quindi da lì, in brevissimo tempo, ho contattato Daniele Palmi, altro mio amico, e era tanto tempo non ci vedevamo, e niente, abbiamo deciso un po' a fare, diciamo, di fare le cose un po' più sul serio, nel senso che comunque la musica non si è più limitata a fare, insomma, essere una chitarra e voce acustica così, ma c'è stato un po' un lavoro in questo senso, e siamo andati avanti. Inizialmente con argomenti prettamente legati all'agricoltura, al mondo agricolo, poi piano piano si è allargata la visione a quella visione di una società, per quello che può valere la mia visione, ovviamente, quantomeno schizofrenia di certo, quindi... certo. E poi in questo particolare momento l'Italia ha bisogno di essere più che mai sostenuta, quello di invitare musicalmente a fare tappa nella vostra terra è sicuramente un primo passo, quindi l'idea di Estate in Toscana presumo, insomma, che nasca anche per questo motivo, no? Sì, esatto. Diciamo, appunto, seguendo questo piccolo percorso che abbiamo fatto, ci siamo trovati appunto ad arrivare a toccare temi che inizialmente possono non sembrare, con l'agricoltura, come dicevo, è stato il primo argomento trattato. In realtà poi, secondo noi, in questo caso secondo me, è tutto collegato, perché questo modo di intendere le vacanze che abbiamo lanciato in maniera così, insomma, fortunatamente anche bella a quanto sembra, vuole si dire che in prima battuta la Toscana è oggettivamente una regione meravigliosa, c'è tantissime bellezze e vanno valorizzate, ma in un periodo come questo, che sappiamo tutti come è, quindi di crisi anche oggettivamente, forse un piccolo messaggio che va in direzione di dire semplicemente anche valutiamo il fatto di passare le vacanze anche vicino a casa, quindi noi toscani per la Toscana, e ovviamente invitiamo tutti a venire in Toscana, ma qualunque regione d'Italia è meravigliosa, cerchiamo di riscoprire, che molto spesso purtroppo siamo portati a pensare le ferie sono belle solo se vai dall'altra parte del mondo, certo. In realtà passando in Italia è bello. Del singolo avete realizzato anche un video molto gioioso, molto, molto estivo, e a poche ore dal lancio ufficiale sui canali streaming è diventato già virale. Vi aspettavate un riscontro così immediato? Così sinceramente no, nel senso che sapevamo di aver fatto un bel lavoro, sinceramente, sia musicalmente che di idee,
idea, di concetto che di video, perché insomma, anzi, ringrazio Daniele Palmi, ha curato anche il video che fa la regia insieme ai ragazzi di Svolli, che è questa società di comunicazione che comunque collabora ormai con noi stabilmente. Quindi però ecco, questa esplosione tra virgolette improvvisa ci ha fatto molto piacere, non ci aspettavamo forse così, ma ecco, ben vengano queste sorprese. Quindi probabilmente abbiamo azzeccato anche il momento giusto, e una voglia di riscoprire certi valori oltre a certi luoghi bellissimi, ecco. Certo, in una recente intervista, ma anche questo si legge anche sulle vostre pagine, sulla vostra pagina Facebook, avete dichiarato che questa volta vi siete superati, avete unito le tre cose che amate di più in assoluto: la Toscana, l'estate e il Rectol. Siete soddisfatti dei risultati finora raggiunti? Sì, siamo molto soddisfatti, però un inciso, quello lì era, infatti in tanti ce lo stanno dicendo, ci fa piacere ovviamente a prescindere, però quella cosa del, diciamo, del reggaeton era volutamente ironica, nel senso, ci piace anche quella, noi, però chi ci segue ha visto che noi non abbiamo uno stile nostro, spaziamo veramente da, ma anche proprio per giocarci su, quindi abbiamo fatto roba rock, roba più vicina allo stornello, trap, rap, e questa cosa del reggaeton abbiamo voluto, cioè è stata un'idea iniziale quando abbiamo così pensato di fare questo pezzo, abbiamo detto vabbè, giochiamo il reggaeton, visto che comunque ormai negli ultimi anni l'estate qui è collegata a certe sonorità, quindi perché no, il reggaeton toscano magari può funzionare anche di fronte a quelli più famosi, insomma sembra che possa funzionare, quindi bene. Riccardo, hai a disposizione i microfoni di Radio Dream on Fly e di Dai Sogni ai Fatti con la Patti. Qual è il messaggio che vuoi lanciare agli italiani, a parte quello di trascorrere l'estate in Toscana o comunque in Italia, no? Dicevamo prima. Messaggi ce ne sarebbe tanti secondo me in questo periodo specialmente, però diciamo così, poi senza voler strafare in tanti discorsi, però effettivamente siccome noi venivamo anche da un altro video fatto, quello veramente improvvisato perché eravamo veramente chiusi in quarantena, e mi riferisco a Mangia Italiana Anche Tu, che è una parodia di una canzone di Lino Gaetano che citava tutte le infinite eccellenze che abbiamo in Italia di per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, quindi forse unendo le cose mi verrebbe da dire è veramente bello essere italiani, ma non tanto per essere superiori ad altri, ci mancherebbe assolutamente, però forse comunque un po' di così un dare valore a un sentimento magari di essere italiani, ma non solo, ma essere toscani, laziali, emiliani, lombardi, cioè, ognuno ha delle caratteristiche bellissime, secondo me valorizzarle non è sbagliato, che non c'entra nulla con il campanilismo, con il voler denigrare l'altro, sono cose proprio opposte anzi, quindi un riscoprire le proprie radici e identità secondo me fa sempre bene, questo, diciamo. E questo è il messaggio che vuoi lanciare, e invece ai compagni di questa avventura che cosa vuoi dire? Ti riferisci a Duova, sì, e a Bella, sì, in questo caso? Duova, sì. No, io volevo dire, vabbè, ovviamente insomma, grazie, perché comunque siamo un gruppo, quindi anche Blebla, anzi, che appunto il progetto è nostro, è Duova, abbiamo fatto quando abbiamo chiamato Blebla, perché era già un po' di tempo e insomma ci sentivamo per vedere di fare qualcosa insieme. La cosa bella è che abbiamo veramente, comunque, come si dice, sposato un'idea e un progetto, e quindi niente, vi vorrei dire grazie, perché comunque spero che grazie ci si possa dire a vicenda tutti noi, perché poi in Duova siamo sì in tre, io, Giovanni e Daniele, ma è diventata, questa è una cosa per quanto riguarda bellissima, è diventata una famiglia veramente, perché Francesco Maggiani ha lavorato sulla base, al mix, è un amico, Simone Valdine Crozzi ci aiuta nei video e canta anche con noi a voce, ma è veramente una famiglia, Margot, insomma,
insomma siamo veramente un gruppo bello, molto bello, molto bello. Grazie, questo grazie, clima, clima che si respira, cioè basta, insomma, basta vedervi e si vede, insomma, che c'è molta sinergia, no, tra di voi. Sì. Dai sogni ai fatti si parla anche di sogni, dai sogni ai fatti con la parte si parla anche di sogni, ovviamente. Qual è un sogno che ti piacerebbe realizzare? A sogno si parla sempre del discorso, diciamo, di artistico legato a dove o artistico o tuo o un sogno di Riccardo. Ma ora ce ne sarebbe tanti, ovviamente. Diciamo così, dai, esageriamo, visto che insomma noi ci viene sempre il sorriso, questo progetto è nato, è la cosa che mi piace sempre ridire, veramente per scherzo, ma proprio veramente per scherzo. Poi ci siamo accorti che c'era delle potenzialità e comunque insomma, anche delle professionalità, come si vede dai video che fa Daniele, dalle musiche di Daniele Di Giovanni, insomma gente, quindi piano piano anche la gente si sta accorgendo che sì, se abbiamo cominciato per scherzo, però insomma facciamo anche sul serio. E quindi questa, cioè, mi sogno è continuare in questa maniera giocosa, ironica, di fare le nostre cose e chissà, magari la butto lì. Cioè, io volevo vedere un contadino a Sanremo, manca, secondo me, se mi ci vorrebbe. Io te lo amo, te lo amo. Hai detto un sogno, quindi io ho sperato. Certo. Ma proprio per l'idea di vedere Che effetto fa? Sì, dai, se non c'è bisogno, via, ora. Tanti cantanti sono bravissimi, tutti ok, però. Riccardo, ma a parte questo sogno che ti auguro di realizzarlo, qualcosa, diciamo, invece di più, più semplice da realizzare, no? Tra i progetti futuri, cosa prevede per. Noi diciamo ora si sta continuando a fare veramente tanti progetti, molti non li dico perché ancora sono in fase embrionale, diciamo che di sicuro vogliamo fare un altro disco, quello sì, quindi ora vediamo, insomma, dopo l'estate di metterci, o comunque già ora cominciare a buttare giù qualcosa, idee ce ne sono tante, quindi quello sicuramente, quello lo posso dire, quindi ecco, il sogno potrebbe essere di riuscire a fare un altro disco e come sempre si dice, no? Superare l'altro e comunque migliorarsi e certo. Essere apprezzati per l'impegno che ci si mette e per il valore si tenta di così. Certo, con ironia, con gioia, però comunque senza essere banali. Io ti ringrazio, Riccardo, per essere stato qui con noi oggi pomeriggio, questo pomeriggio, e ti aspetto quando poi, insomma, se vuoi venire ospite ancora mi fa piacere. Salutiamo i nostri ascoltatori invitandoli a questo punto a trascorrere qualche giorno nella tua bellissima Toscana, e la Patti vi dà appuntamento alla prossima settimana ricordando di non abbandonare mai i propri sogni. A lunedì prossimo. Ciao, ciao Riccardo. Grazie a tutti, ciao. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un caro saluto a tutti amici di Maria Vitale, siete su Radio Dream on Fly. Anche oggi ho un ospite da presentarvi in collegamento telefonico ed è Gianluca Bulzomi di Sanificare. Buon pomeriggio Gianluca, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno Mariella, bentornati. Allora, ci sono un sacco di novità che ci stai raccontando da una settimana a questa parte. Oramai ieri abbiamo visto l'avvio ufficiale di questa grande impresa che prende l'avvio ufficialmente, l'abbiamo anticipato nei giorni scorsi attraverso la nostra emittente. Ci puoi parlare ancora di Sanificare? Certamente sì, è una novità importante. Abbiamo la fortuna di avere questo prodotto eccezionale che in questo momento può sicuramente dare un contributo importante a quello che è la tranquillità delle persone nell'ambito del,
della ripresa e non solo di quello che è il lavoro. Noi abbiamo la possibilità di sanificare gli ambienti, sì, rilasciando una certificazione per la durata del nostro intervento pari a un anno. Oh. E quindi questo è veramente molto importante, perché ci sono un sacco di sistemi validi, sì, ma il limite è che dopo poche ore e al massimo qualche giorno, un paio di giorni, finiscono la loro attività. Quindi certo, il principio non è persistente. Il nostro è invece persistente, quindi ha questa capacità, tant'è che oggi siamo stati contattati dal presidente dei taxi di Torino, sì, per valutare di sanificare le auto. Bene, in maniera tale che, certo, chi entra, e sia per i tassisti, che sono una categoria sicuramente fondamentale, fanno un lavoro duro in questo momento a rischio, sì, sotto certi aspetti, e anche per chi deve prendere il mezzo sapendo che è sanificato in maniera persistente. Quindi, nel senso che non è che entra una persona e poi subito dopo è da rifare tutto, in realtà il trattamento continua ad esistere. Continua, esatto, ed è in grado di debellare batteri, virus, muffe o quant'altro, comunque e sempre, anche se lavi il supporto. Questo è importantissimo, sì, è importante, perché purtroppo dobbiamo prendere atto della nuova realtà che ci accingiamo ad affrontare. È una realtà completamente diversa da quella che noi abbiamo lasciato a gennaio. La nostra vita non era sicuramente programmata per quello che stiamo affrontando, e si modificheranno completamente le nostre abitudini di vita e di igiene, sì, quotidiana. Dovremo, certo, convivere. Saranno delle attenzioni diverse che prima erano insospettabili, non abituali, ma questo sicuramente potrà essere un bene. Dobbiamo prenderla come lezione, sì, di miglioramento. Certo, anche perché finita l'emergenza non finisce il problema, nel senso che sappiamo talmente poco di questo virus, non sappiamo nemmeno se chi ha già avuto e ha già contratto l'infezione virale è completamente coperto da recidive, non si sa ancora nulla, perché no, tanto più che non esiste nemmeno un vaccino ancora, per cui non sappiamo se l'immunità è per sempre o è solo temporanea. Certo. Ecco, quindi attualmente non si sa nulla. Ieri c'era il Ministero della Sanità, ha rilasciato un'intervista dove diceva appunto che non è riscontrata la casualità per cui uno è immune. Sì. Stanno lavorando fortemente, l'Italia in primis, sulla possibilità di trovare un antidoto, certo, a questo problema o una cura, ma in questo momento si è ancora lontani. Quindi l'unica soluzione è togliere di mezzo questo virus con tutti i mezzi possibili, sanificare, certo, uno di questi, più forse è uno di questi, perché dà questa possibilità. Infatti siamo anche partiti con una campagna molto importante per quello che riguarda i condomini, sì, con la proposta di effettuare la sanificazione della cabina ascensore, certo, certo, con un prezzo molto interessante che è pari a 180 euro, che però garantisce la sanificazione della cabina per un anno, che vuol dire che chiunque tocca sì, la pulsantiera, anziché sì, le pareti, le porte e quant'altro, le persone che lo usano possono stare tranquille. Ah, ma questa quindi è ottima, veramente. È un prezzo proprio fatto ad hoc per cercare di dare il nostro contributo a quella che è la necessità sociale in questo momento. Permettimi di dire che dovrebbe essere una prassi abituale, che diventerà abituale un po' dappertutto, con la sanificazione degli ambienti, Chiaro, certo, sì, e poi soprattutto dove c'è forte persone, sì, per quantità di persone che devono stare all'interno. Quindi sto pensando alle palestre, sto pensando, esatto, in questo momento la campagna prevalente è fatta proprio verso quelle attività che hanno la necessità di accogliere numerose persone e che devono garantire un'igiene adeguata, anche perché è proprio una questione mentale, dove sì, la preoccupazione, avendo conosciuto questa
questa situazione straordinaria dobbiamo essere in grado di gestirla mentalmente. Certo, certo, e dobbiamo anche sentire, raggiungere un certo grado di tranquillità, nel senso che se noi entriamo in un ambiente che ci viene dichiarato sanificato, siamo decisamente più tranquilli rispetto a un luogo che non sappiamo se è stato trattato e quindi siamo potenzialmente a rischio di contrarre il virus. Cioè è anche una garanzia, io penso a tutte le imprese commerciali, i negozi, insomma, quando un cliente entra, sentirsi protetto perché l'ambiente è assolutamente sanificato attirerà sicuramente di più la clientela ad affidarsi con più facilità a quell'esercizio commerciale piuttosto che a un altro, credo, io almeno senza dubbio, e infatti se vogliamo dare una spinta anche a quella che è la ripresa economica dobbiamo partire da qua, dalla fiducia, perché se poi manca la fiducia nel momento in cui dobbiamo andare in alcuni locali, esatto, e non abbiamo la tranquillità, ma penso anche banalmente al cinema, chi si è seduto prima sulla poltrona, chi ciò vicino, esatto, tutta una serie di questioni creano comunque un rallentamento a quella che è la ripresa economica di tante attività, mentre invece quindi rimane più avvantaggiato, diciamo, lo so che, scusami la voce, ma rimane più avvantaggiato chi fa il trattamento. Chi fa il trattamento ha una garanzia, che certo, è quella lì di avere i materiali che sono trattati, e in questo ci sono veramente tutti, compresi i tessuti, perché il nostro trattamento dura, è resistente anche ai lavaggi. Sì, e parte da un minimo di Gianluca di quanto tempo? Un anno, beh, io direi che come trattamento direi che è più che valido, perché ci assicura almeno un anno di tranquillità, e poi c'è la manutenzione, c'è il rinnovo, eccetera eccetera. C'è il rinnovo, esatto, non ha bisogno di manutenzione, ha semplicemente bisogno poi di essere dicevo la manutenzione annuale, nel senso che ogni anno si rifà, certo, e uno è tranquillo, insomma. Sì, esatto, esatto. È un po' come rinnovare gli estintori, che sono obbligatori nelle aziende, esatto. È un po' come tutte queste cose, no? C'è anche, si è aggiunto anche questa, penso anche nelle fabbriche, nelle mense, negli spogliatoi, dove ci sono tantissimi operai, tantissime persone che si spogliano, si cambiano per andare a lavorare o si lavano addirittura. Che fa parte della nostra vita normale e abituale nella realtà dei fatti, quindi prima lo davamo per scontato, quindi c'era una bassa attenzione, certo, nonostante il livello igienico nei paesi perlomeno occidentali è sicuramente alto, in virtù di situazioni come questa chiaramente impariamo che c'è necessità di difenderci un po' di più di quello che era la nostra normale abitudine. Allora Gianluca, diamo le coordinate ai nostri amici ascoltatori su come fare per poter chiedere informazioni e soprattutto prenotare un trattamento. Allora, sicuramente tramite Facebook, cercando Sanificare, troverete la nostra pagina e quindi la possibilità di prenotarsi. Sì. È possibile farlo anche mandando una mail al sottoscritto all'indirizzo bulzomi@sanificaretorino.it. Tutto attaccato, Sanificare Torino? Tutto attaccato. Perfetto. Oppure chiamando il 335-49-2261. Perfetto, grazie. Oppure radio. Qualora per qualcuno fosse più. Siamo a completa disposizione comodo. Anche noi per agevolare questa iniziativa che dovrà diventare una sana abitudine. Ecco. Esatto, perfetto. Oh. Grazie a Gianluca Bulzomi di Sanificare. Grazie a te, noi ci sentiamo la prossima settimana. Sarà fatto, un abbraccio a tutti, virtuale, e un saluto. Grazie, ciao. Gianluca, a presto. Ciao. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
Radio Dragonfly. Con noi fai decollare la tua impresa. Un saluto a tutti amici ascoltatori di Amarella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Sono in collegamento telefonico con uno dei nostri tanti professionisti e uno specialista in questo caso, perché sono collegata con il professor Paolo Gottarelli, chirurgo nasale, che saluto subito. Buongiorno, bentrovato professore. Buongiorno, bentrovati, grazie all'invito. È già la seconda volta che noi ci incontriamo, sempre telefonicamente, e questa è un'occasione decisamente diversa rispetto alla precedente, perché entriamo nel merito di una situazione che stiamo vivendo non solo in Italia, ma ahimè in tutto il mondo, che è il Covid-19. Perché l'abbiamo contattata? Perché attraverso la sua esperienza, la sua conoscenza, possiamo cercare di capire insieme a lei l'importanza della respirazione nella trasmissione del virus, perché mi pare che non se ne stia parlando molto. Assolutamente, in particolare riguardo l'importanza di una buona respirazione nasale. Dato che noi dovremmo fare i conti con questo virus, come del resto in futuro e in passato abbiamo dovuto fare con tutti gli altri, ma diciamo che fra i tanti ottimi consigli che sono stati dati, lavarsi le mani, pulire le mani, sì, sì, certo, eccetera eccetera eccetera, la mascherina ovviamente, e non è stato dato uno che è quello più naturale e più fisiologico, e cioè che il nostro corpo umano ha deputato il naso, sì, alla filtrazione dell'aria, delle polveri, sì, dei virus e dei batteri attraverso una formazioni anatomiche che hanno una lunghezza di 6-7 centimetri, che partendo dalle narici, dalle aperture narinali, filtrano e riscaldano l'aria attraverso i turbinati inferiori, ma non dimentichiamo l'importanza ancora prima dei peletti dentro al naso, si chiamano vibrisse. Che qualcuno toglie però, professore, qualcuno se li toglie. Sbagliatissimo, vanno accorciati quando fuoriescono, ma mai tolti, perché hanno una funzione determinante, quella di bloccare batteri, virus e polveri. Poi, proseguendo verso la gola, verso il faringe, abbiamo tutta una complessità anatomica della quale i turbinati inferiori sono parte fondamentale, e quindi noi dobbiamo respirare come la natura ci ha insegnato, col naso e mai con la bocca. Con la bocca, peraltro, c'è la trasmissione delle famose goccioline, quindi quando si parla con le persone, tanto più se si è magari un po' raffreddati, bisogna tenere una distanza di almeno 1,5 metri o avere una mascherina o un filtro che impedisca a queste goccioline di diventare i trasportatori, i veicolatori di tutto quello che può esserci. E quindi adesso si parla tanto del Covid-19, ma di coronavirus, sì, ce ne sono tanti, e di virus ce ne sono centinaia e migliaia di batteri. Quindi è fondamentale richiamare l'attenzione su una filtrazione nasale, sì, e sul fatto quindi che il naso funzioni bene, perché se il naso non funziona si è obbligati a respirare con la bocca. Esatto. E il filtro fisiologico e anatomico nasale va a quel paese, e quindi assolutamente il naso, richiamare l'attenzione su una respirazione nasale. E aggiungo, se ci puliamo i denti, se i dentisti bravi ci insegnano la curata generale, guardate che questa filtrazione che avviene tramite il naso porta dei residui all'interno delle coane e del vestibolo nasale, e quindi i lavaggi nasali, e questo già i medici ayurvedici ce lo insegnavano, sono fondamentali. Quindi lavare il naso più volte al giorno, e soprattutto dopo che si è stati all'esterno, sì, e soffiarsi il naso, perché anche soffiarsi il naso è fondamentale. Attraverso il muco che si accumula, noi buttiamo fuori gran parte di tutto quello che è residuato all'interno. Vede, è un consiglio di una banalità estrema, ma io in tutto questo mese in cui si è tanto parlato di prevenzione non ho sentito alcuno parlare del filtro nasale. Ma professore, visto che io faccio parte di quella schiera di persone che non respira bene con il naso, dovuto a un trauma pregresso, come possiamo fare a questo punto? Bisogna affidarsi ad uno specialista per ripristinare il corretto funzionamento? Fatta una curata indagine anamnestica, e quindi accurata storia
dei sintomi del paziente si capisce chiaramente, per cui è una diagnosi quella di chi necessita necessariamente appunto di essere operato al naso per ripristinare una corretta funzione. È una diagnosi che nel 90% dei casi si fa parlando, facendo domande mirate specifiche con la persona. Poi per avere il via definitivo è indispensabile fare una TAC dei seni paranasali, sono TAC speciali senza troppi raggi, quindi tra l'altro si fanno in 7-8 secondi, quindi non ci sono tunnel, non ci sono diciamo sensi di claustrofobia, anche per i bambini è una cosa molto rapida. Sì. Fatto questo, se la diagnosi è quella di un'ostruzione nasale, che può essere come nel suo caso dovuta ad un ripiegamento, un incurvamento, una cosiddetta deviazione del setto nasale, che è la parte interna del naso che divide le due parti destra e sinistra, sì, cui si associa sempre nel tempo, e dico sempre nel tempo, un ingrossamento, cosiddetta ipertrofia, di questi salsicciotti che dall'entrata della coana del naso arrivano fino in gola e che servono, questi salsicciotti chiamati turbinati inferiori, servono a scaldare, filtrare e umidificare l'aria. Quindi l'intervento che col metodo Gottarelli è diventato indolore e senza tamponi, è un intervento che dura da mezz'ora a un'ora e un quarto, nella quale si ripristina un corretto passaggio dell'aria, riducendo quei turbinati che si sono ingrossati abnormemente, che obbligano le persone magari a fare uso di spray nasali, sì, ripetutamente, sì, con dei vasocostrittori che ce li pubblicizzano poi in televisione, sì, dalla mattina alla sera. Certo. E a raddrizzare, se c'è bisogno, il setto, che ricordiamo nell'80% delle persone presenta delle deflessioni che la TAC ci mostra inevitabilmente. Quindi è un intervento, diciamo, di alta chirurgia, ma che col metodo messo a punto dal sottoscritto ci permette di ritornare alla vita comune in fretta, ma soprattutto senza dolore, senza tampone. Quindi è diventato non dico una passeggiata, ma quasi. Sì, anche perché questo genere di patologie, perché chiamiamole pure così, no? È corretto, professore? Certo, corretto, ecco, corretto. Nel momento in cui si fa fatica a respirare con il naso, inevitabilmente si tiene la bocca aperta, non solo quando si fanno le cose normali, ordinarie, cioè nella vita normale di tutti i giorni, ma di notte soprattutto la bocca si apre e si russa. Di notte si russa, in casi gravi apnee notturne, saliva che fuoriesce dalla bocca, sonno disturbato, bocca secca, lingua che si appiccica, si incolla al palato. Ma ricordiamoci di giorno anche, sì, quante goccioline in più che trasportano batteri e virus spariamo addosso alle persone. Ecco, dopo questa sensibilizzazione dovuta purtroppo al Covid-19, credo che l'uso delle mascherine diventerà molto molto più sentito e apprezzato. Farà parte del corredo di abbigliamento per uscire praticamente di casa la mascherina, quasi. Sarà un accessorio. L'inquinamento ambientale già una buona filtrazione dell'aria l'avrebbe richiesta. E poi adesso abbiamo imparato che quando parliamo noi buttiamo nell'aria a un metro e anche un metro e mezzo, se starnutiamo anche oltre, batteri e virus attraverso le goccioline, ripeto, e quindi non facciamo del bene al nostro prossimo. Sì, credo che per noi sembri una cosa, un accorgimento abbastanza inusuale, perché non siamo abituati, ma in molti altri paesi del mondo, mi viene in mente il Giappone ad esempio, usare la mascherina, sì, è quasi nella norma da molto tempo. Certamente, e quindi certamente. Cina e Giappone, sì, lo usavano già da tempo. Sì. E l'inquinamento ambientale richiede questo. Bene, professor Gottarelli, a proposito, la trattengo ancora un attimo, prima, sì, di dare eventualmente i suoi riferimenti, nel caso qualcuno dei nostri ascoltatori avesse bisogno di contattarla per chiarire meglio e per avere altre informazioni, perché magari è coinvolto personalmente. Volevo chiederle, i lavaggi nasali li effettuiamo con dell'acqua oppure con l'acqua marina, visto che ci sono molte soluzioni isotoniche che si vendono e che possono esserci utili? Ce ne sono moltissime, sì. L'acqua marina è il massimo, diciamo. Però diciamo, per chi non vuole investire dei capitali, perché purtroppo sono prodotti che hanno un costo abbastanza elevato, è sufficiente dell'acqua distillata, 2 litri con un cucchiaino di sale marino, sì, e a quel punto si può benissimo usare una Dream on Fly Radio.
Notizie. Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci, con massa superiore a 7,5 tonnellate. Infine ci occupiamo della provincia di Torino per anticiparvi che domani, domenica 23 agosto, per il progetto A Piedi tra le Nuvole, la provinciale 50 del Nivolè sarà chiusa tra Serro e Nivolè, dalle 9.30 alle 18 in direzione Nivolè e dalle 9.30 alle 16 in direzione Serro. Sarà possibile raggiungere il colle del Nivolè a piedi, in bici o con le navette, i dettagli sul sito GTT. E per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi un buon proseguimento di serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. La pressione atmosferica è in calo al nord, dove alcune regioni verranno raggiunte da diversi fenomeni temporaleschi con annesso calo termico. Al mattino nuvolosità in aumento e prime precipitazioni anche temporaleschi, in particolare su Alto Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia, qui fino al piano. Situazione praticamente invariata altrove con ampio soleggiamento. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche forti e frequenti interesseranno soprattutto Lombardia e Triveneto fino in pianura, mentre altrove non sono attese grandi variazioni. Le previsioni de Il Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
da ricordarci che la vita mette in ordine e ci confonde i tempi, ci strappa di ricordi come pagine. Making all the boys die.
Prima di andare via, spero che resti un po' con me. Solo un momento, sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima. Sei su Radio Dream on Fly.
Me, then kiss and drop it, cause
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
perché a Willie Nelson dedichiamo questa canzone, sempre portata a successo da grande canzone intitolata Kellan. Tanto la riconoscete. Dietro a quei fili spinati.
mente a una folla di sguardi spietati, fuori da quei fili spinati. Lo guardai nel fondo dei suoi occhi, lo fissai insistendo sempre più per vedere se c'è. Decollare la tua impresa. Un caro saluto a tutti amici ascoltatori di Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. In questa giornata speciale incontriamo tanti personaggi, tanti professionisti, e tra i personaggi oggi sono in collegamento con uno in particolare, un autore che desidero farvi conoscere e che si chiama Riccardo Puntille. Buongiorno Riccardo, bentrovato. Buongiorno Mariella, grazie anche a te e grazie ai telespettatori, ai radioascoltatori. Allora, è un appuntamento un po' particolare perché noi di solito parliamo di professioni specifiche, tecniche, mentre invece qui con lei siamo in un ambiente decisamente più soft, sicuramente meno tecnico, perché parliamo di scrittura e parliamo anche di poesia. Riccardo, nella vita di cosa si occupa prevalentemente oltre a scrivere? Poi più tardi conosceremo anche un lato molto molto bello di quello che fa. Allora, io sono un operaio tessile, sono fatto gli studi in conservatorio a Torino e mi sono diplomato in tromba nel lontano 91. Sì. E, la passione per la scrittura in realtà è venuta per caso, in un momento di in cui la ditta in cui lavoravo precedentemente aveva chiuso, mi sono ritrovato in cassa integrazione e poi mobilità. Sì. E ho cominciato a mettere su carta i pensieri che mi venivano così distinto. Piano piano, andando avanti, vedevo che insomma prevalentemente i pensieri erano scritti per diventare canzoni. Alcuni di questi pensieri sono diventate canzoni, e poi andando avanti nella scrittura sono diventati delle due silloce di poesie, una edita dal gruppo Albatros nel 2014. Sì.
E l'altra con sillabe di sale, sono due silloge, sì. Una purtroppo, la prima non è più in commercio perché sono passati tanti anni, l'altra attualmente è su Amazon, la si può ancora trovare. E niente, sono pensieri molto, e concludo, sono pensieri molto introspettivi, parlo di in queste poesie, in questi scritti parlo molto della vita, del senso che provo e vedo io della vita, e li metto su carta, mi aiuta molto, e spero che chi avrà il piacere o la curiosità di andare a leggere questi miei scritti, ecco, magari si possa ritrovare. Io tra tutto quello che lei ha scritto ho una poesia sua, molto molto bella, che vorrei raccontare ai nostri ascoltatori per far capire il sentimento che l'anima quando mette su carta i suoi pensieri. È una poesia molto bella, in questo caso dedicato all'amore per una donna, o comunque della donna quando è innamorata del proprio uomo. È corretta la mia interpretazione? Esattamente corretta, molto molto precisa. Bene, quindi non è riferita ad una situazione in particolare, ma in generale è un'osservazione e un sentimento che le è venuto nel momento in cui ha pensato a quanto deve essere bello essere amati da una donna in questo modo. Esatto, in realtà quella poesia lì è stata scritta in un momento particolare della mia vita, e come ha detto lei, è dedicata proprio, secondo il mio punto di vista, vedendo la donna dal di fuori e vedere che cosa fa, che i gesti che fa, cosa prova veramente quando sta accanto al proprio uomo. E secondo me, apro una piccola parentesi, sì. In questo momento particolare, ecco, noi uomini dovremmo avere il più profondo rispetto e il più profondo sentimento per qualsiasi donna, che sia una mamma, una nonna, una moglie, una compagna, perché secondo me le donne, al di là che hanno una marcia in più, cambiano radicalmente la vita di qualsiasi uomo. Dietro ad ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, e viceversa, così almeno si dice. Esatto. Allora io direi di far conoscere, cerco modestamente di fare comprendere il sentimento che lei ha messo nello scrivere queste righe, molto molto belle tra l'altro. Si intitola L'amore di una donna. Quanto amore dà una donna che ti vuole bene? Accanto al suo compagno non avanza mai pretese. Un sicuro porto il suo corpo dove far cullare i piaceri più intensi. L'amore di una donna è totale dedizione. Non si vanta mentre parla e racconta i suoi perché. Quando ascolta silenziosa i cieli grigi del suo uomo, lascia spazio a quello sfogo senza mai entrare in gioco. L'amore di una donna va controcorrente. Quando si decide, valica il confine. Ti lasci trasportare senza troppe nostalgie, sicure le sue mani mentre stringono le tue. Amare senza limite la sua filosofia, guardare con il cuore il suo stile di vita. L'amore di una donna non sai mai dove ti porta, la ragione del suo cuore non commette mai errore. Le è piaciuta? L'ha scritta lei, sa? lo so che l'ho scritta io, lo so, e difatti penso, credo fermamente in quello che ho scritto, perché è così per qualsiasi donna, quando una donna si innamora fa tutto in funzione sua e in funzione dell'uomo, in funzione del nucleo familiare o del rapporto familiare che si instaura fra un uomo e una donna, e la donna
secondo me, il perno proprio di tutto l'universo, di tutta la vita quotidiana, perché poi l'universo è fatto di vita quotidiana e le donne migliorano assolutamente e miglioreranno sempre il quotidiano di un uomo, sempre. Oh, questo è un inno meraviglioso alla donna, grazie Riccardo, davvero. C'è una pagina dove noi possiamo raggiungerlo per poter magari leggere ancora qualcosa di suo, qualche anticipazione, qualcosa? Sì, mi potete trovare su Facebook con Riccardo Puntillo e sempre su Facebook c'è la mia pagina personale dove si può andare a sbirciare, a curiosare un po' su quello che ho scritto, su quello che penso, ed è Puntillo Riccardo Autore. Puntillo, lo diciamo bene perché purtroppo la linea telefonica è un po' disturbata, Puntillo con la L finale di Livorno. Finale, esatto. Riccardo Autore. Autore. Ok. Potete, chi vuole può andare a dare un'occhiata lì. E chissà che magari non succeda che queste altre poesie, altri pensieri non possano diventare presto un nuovo libro. Me lo auguro di cuore, sto lavorando anche per questo. E noi attendiamo notizie, Riccardo, perché ci farebbe piacere assistere ad un'evoluzione o comunque una concretizzazione di questi pensieri scritti e finalmente stampati su carta, perché ricordiamo sempre che il libro su carta ha il fascino che non si può assolutamente comparare con nessun altro. Avere un libro in mano e sfogliarlo è qualcosa di meraviglioso. Assolutamente sì, concordo con lei, Mariella. Grazie Riccardo, grazie per essere stato con noi. Alla prossima, l'aspettiamo. A lei. Arrivederci. Buongiorno, salve. Arrivederci. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un caro saluto amici di Amerile Vitale, bentrovati. Oggi è martedì e come ogni martedì di ogni settimana noi abbiamo l'appuntamento con la nostra counselor, la dottoressa Elena Beltramo, che ho raggiunto al telefono anche oggi. Buongiorno Elena, bentrovata. Buongiorno Mariella, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ben trovata anche a te. E ci troviamo praticamente a poche ore dall'ultimo DCPM, l'ultimo decreto che ha stabilito la fine della fase 1 e aperto la fase 2, quindi una quarantena che continua ma in maniera un pochino più aperta, leggermente più aperta. Sì. La domanda che ti faccio è quasi d'obbligo, siamo tutti davvero molto arrabbiati, no? Questa costrizione così lunga ci fa apparire il governo come un genitore cattivo che ti mette in punizione alla quale tu vuoi ribellarti. Che cosa rimane di noi italiani, del popolo italiano, ma credo a livello mondiale, perché credo che questa situazione psicologica la stia patendo tutto il mondo, che cosa possiamo fare noi per superare questa rabbia che ci è arrivata, inevitabile, e come possiamo gestirla, come possiamo reagire a questa rabbia che forse ci rende anche un po' immobili, no? Un po' affranti, un po' come se non avessimo la forza di trovare alternative. Certo. Allora, in effetti ti do ragione sul fatto che molte persone, la moltitudine, si sente castigata, no? In castigo. Sì. C'è da valutare comunque il fatto che, come un genitore che ha cura i propri figli e quindi li sgrida e mette in castigo, dà delle privazioni, ovviamente dietro una giusta motivazione, certo. Esatto, anche in questa fase qua, in questo caso a livello mondiale, io credo, questo è un mio pensiero personale, credo che al di là dei giochi politici che ci possano essere a livello internazionale, di cui noi non siamo a conoscenza, comunque sia c'è un dato di fatto, cioè che questo virus è davvero terribile per la nostra salute, ok? Cioè abbiamo veramente
troppi casi gravi, ci vuole un'assistenza oltremodo impegnativa per curare i malati di Covid e ovviamente il rischio è altissimo, okay? Sia di contagio ma anche di morte, per cui qua c'è veramente la nostra salute al primo posto, le polemiche poi in un secondo tempo, no? Io sì, direi, certo. Per cui credo che il nostro governo stia facendo il possibile con gli strumenti che hanno e con ovviamente le conoscenze che si hanno, che stiano facendo il possibile, poi tutto migliorabile, tutto discutibile, d'accordo, col senno di poi io credo che siamo tutti bravi, no? Certo, bravi genitori, certo, okay? Certo. Anche i nostri figli, chi è genitore lo sa, anche i nostri figli magari possono dire peste corna di tutti quanti noi, no? Certo, ci sono ragazzi però, che insomma vedono la punizione e il castigo come un castigo divino e arrivano addirittura a odiare, no? E poi quando si cresce si dice no, guarda, adesso capisco che lo facevi per il mio bene. Esatto, quando poi a loro volta hanno figli, esatto, per cui che si rendono conto. Quindi io non lo vedrei come un castigo questo, ma sicuramente una condizione mondiale anche necessaria, ok? Necessaria proprio perché non ci sono anticorpi che resistono, non c'è la possibilità di ammalarsi e di essere più forti. Qua è un po' come la meningite che ti distrugge il cervello, quindi te lo fonde proprio, esatto, con dei risultati devastanti, e qua è la stessa identica cosa. E per cui insomma dobbiamo essere veramente molto molto attenti. Certo è che tutto questo comunque a livello psicologico genera delle devastazioni personali importanti, ok? Sì, perché ce lo entrano in gioco la paura, il terrore del futuro, insomma, tutto fermo, certo. Non si lavora, insomma, è veramente pauroso. Assolutamente, perché soprattutto quelle famiglie, quelle persone che sono rimaste senza soldi, sì, lì davvero c'è il panico, c'è l'ansia, la disperazione, Elena. Il terrore, certo. Okay? Quindi per carità, il lato positivo di tutto questo è che è scattata una solidarietà tra famiglie, tra vicini di casa, tra comuni, quindi tutto questo è importante, è una bella cosa, no? Sì. Almeno il lato umano si è sviluppato, si è acceso, sì, è venuto a galla. Guarda, okay, ieri ti interrompo, Elena, perché ieri sono, certo, stata a fare la spesa, quella spesona che si fa settimanalmente per non uscire sempre, certo, e certo, con mia immensa sorpresa e anche contentezza ho visto che un'abitudine del caffè sospeso che da secoli esiste nel napoletano, ad esempio, anche qui a Torino, io nell'atrio del supermercato ho visto un'enorme cesta, ma proprio grande con scritto spesa, sì, sospesa. Chiunque passava, ecco, con i carrelli dopo aver pagato la propria spesa poteva mettere dentro questa cesta immensa un pacco di pane.